Grazie. L'oggetto dell'interrogazione riguarda l'appalto avviato dal gruppo torinese Trasporti per i servizi di biglietteria e controlleria a bordo dei veicoli della linea 4. In modo particolare, la questione che vogliamo richiamare all'attenzione dell'amministrazione regionale assume questa particolare esperienza dell'affidamento di servizi sulla linea 4 per porre il dato specifico e un tema generale. Il dato specifico è il seguente: l'appalto è stato affidato sulla base di un'offerta di sconto che ha consentito l'assegnazione dell'intervento alla proposta valutata più economica dal punto di vista della stazione appaltante. Ma la conseguenza che noi intendiamo sottolineare è quella relativa al trattamento retributivo degli operatori che sono assegnati alla funzione. Trattamento retributivo per un impegno costante ed intenso, costante in termini di numero di ore lavorate, di assenza di pause di servizio e di intensità del rapporto con gli utenti. Una retribuzione che, come ormai gli organi di informazione hanno ampiamente riportato, è stata definita dal vincitore della gara di appalto ai sensi del contratto collettivo UNCI. Un contratto che in altri contesti è già stato ripetutamente contestato per il fatto che, anziché essere allineato sulle previsioni del contratto collettivo delle cooperative, piuttosto che sulle previsioni dei contratti riferibili ai contesti lavorativi differenziati, spettacoli piuttosto che trasporti, piuttosto che multiservizi, assume un inquadramento contrattuale che arriva a caratterizzarsi in ribasso per differenza retributiva fino al 35% dei contratti di settore o dei contratti delle cooperative. Questa questione comporta alcune conseguenze. La prima conseguenza è quella di un dumping all'interno della definizione del mercato, ma noi siamo attenti ad un'altra conseguenza, che è la dignità del lavoro e dei lavoratori. Dignità del lavoro che sta al di sotto della soglia della sopravvivenza e che riporta, questo è l'oggetto concreto, la responsabilità pubblica alla vigilanza quando la committenza è pubblica e dovrebbe quindi garantire la dignità del lavoro e dei lavoratori piuttosto che consentire impropri vantaggi economici. Grazie, assessore Bonini.